Un attacco al PD, un messaggio ai suoi dopo la spaccatura al Senato. Beppe Grillo a distanza di poche ore si fa sentire più volte attraverso il suo blog. Accusa il Partito Democratico di aver usato Boldrini e Grasso come foglia di fico perché sa di essere impresentabile. Poi prevede una legislatura breve e guarda alla partita per il Quirinale, definendo irricevibile per l'opinione pubblica l'ipotesi di una candidatura di Massimo D'Alema perché, dice, il paese non reggerebbe a 7 anni di inciucio. Ma Grillo se la prende anche con i suoi. Trasparenza e voto segreto, il titolo del post in cui richiama il codice di comportamento e spiega che i parlamentari del Movimento 5 Stelle dovrebbero dichiarare il loro voto. Conclusione: chi ha mentito agli elettori ne tragga le conseguenze. Il portavoce al Senato, Vito Crimi, la vede in modo diverso dal fondatore. Abbiamo fatto un percorso che non è stato dettato da logiche né di accordo né da segreterie o da capi. Nessun traditore, dice anche il senatore Molinari, che via Facebook replica Grillo: meno reazioni isteriche, più fiducia. Un'altra senatrice, Paola Nugnes, difende la segretezza del voto ma sottolinea: Grillo non condiziona le nostre decisioni. Nervosismo che corre sulla rete anche tra la base, divisa tra chi si schiera con il fondatore contro i presunti traditori e chi invece approva chi ha votato Grasso e ironizza. Beppe, che fai, li cacci? Lucia Trotta, Sky TG24.